Queste immagini vi giungono dal Pala Russini di Ancona, atto finale del campionato di ginnastica artistica maschile e femminile, non solo, ma anche del trampolino. Commento tecnico affidato a Carmine Lupino, che ha seguito come da anni ormai la stagione italiana, e la sincronizzazione è a cura di Roberto Di Bartolomei. Ovviamente c'è grande curiosità, mentre qui vediamo proprio Matteo Contalbrigo dell'Aeronautica impegnato al corpo libero, su questa volata finale che vede come favorite Meda per quanto riguarda l'artistica maschile e la Brixia Brescia in campo femminile. Ma soprattutto, Carmine, questo è un ottimo test, anche se siamo in una fase di scarico della stagione in previsione proprio dei campionati mondiali che si disputeranno a metà ottobre a Rotterdam. Dovremo tra l'altro vedere una squadra sia maschile che femminile almeno parzialmente rinnovata, anche perché ricordiamo sarà un campionato mondiale particolarmente importante, perché qua andrà a qualificare le 24 squadre che poi parteciperanno al mondiale qualificante per l'Olimpiade di Londra. Quindi occorrerà avere degli atleti in grado di disputare, mentre qui brutta uscita da parte di Matteo, in grado di disputare 6 nella maschile e 4 attrezzi nella femminile. Eh sì, è quello che sta facendo la federazione con un gruppo di giovani sia nella maschile che nella femminile, che dovrebbe essere pronta a completare una squadra che già è molto brava.